Oscar Wilde è il massimo esponente inglese del decadentismo, una stagione culturale e artistica di fine Ottocento, focalizzata sull'estetismo e l'irrazionalismo, con il conseguente rifiuto del naturalismo e del positivismo. La bellezza viene esaltata al di sopra di tutte le qualità dell'uomo, ma ciò non significa che l'autore si preoccupi esclusivamente della forma. Infatti le immagini da lui suggerite sono simboli, i quali, una volta decifrati, rispecchiano la sua visione del mondo. In questo periodo si sviluppa una concezione aristocratica dell'arte, espressione del genio dell'artista. Oscar Wilde cerca di fare della propria vita un'opera d'arte, inseguendo il piacere e la bellezza, e caratterizza il personaggio del dandy, l'apoteosi dell'uomo eccentrico, provocatorio, che affascina il pubblico, distinguendosi dalla massa. La sua opera più famosa è Il ritratto di Dorian Gray, romanzo con protagonista un giovane londinese, Dorian, desideroso di conservare in eterno la propria straordinaria bellezza. Quando scopre che i segni della vecchiaia e dell'immoralità non si imprimono sul suo volto, ma su quello di un ritratto che lo raffigura, Dorian si dà all'edonismo sfrenato e alla malvagità, diventa un manipolatore e un assassino. Nella prefazione all'opera, Wilde dichiara i principi basilari dell'estetismo, ispirandosi a uno scrittore belga, Huys Mons. Definisce l'arte inutile, un veicolo di espressione, non la prova di una teoria. L'arte è lo specchio della società ed è efficace quando mette la critica in disaccordo. Nella descrizione, ricca di immagini sensoriali, dello studio del pittore Basil Hallward, uomo mite e onesto, emerge il personaggio di Lord Henry, dandy che influisce negativamente su Dorian. Lord Henry sostiene che l'uomo agisce per essere ammirato e far parlare di sé, e che la bellezza inizia alla fine di ogni espressione intellettuale. Centrale è il tema dell'ambiguità dell'eroe borghese, critico della società, ma parte integrante di essa, e dell'inquietudine dell'uomo europeo, il quale esercita la propria supremazia sul mondo, senza che questa sia eticamente giustificata. La morale del ritratto di Dorian Gray non è una sola. Da un lato l'opera critica l'ipocrisia della società vittoriana, ma dall'altro ammette che l'abbandono agli eccessi non risolve l'ansia dell'uomo decadente. Il piacere è il primo romanzo di Gabriele D'Annunzio appartenente al decadentismo italiano. Il fulcro di tutto è Andrea Sperelli, il protagonista, che viene educato secondo dei principi edonistici, trasmessi dal padre. Bisogna fare della propria vita come si fa di un'opera d'arte. Questa massima richiama un altro tema, quello della sensibilità, di cui Sperelli è molto dotato fin dalla tenera età. Questa facoltà gli permette di cogliere la bellezza e l'arte in ogni dove, ma soprattutto gli fornisce spunti continui che spingono Andrea a continue nuove esperienze, cui si abbandona senza ritegno. Bisogna conservare ad ogni costo intiera la libertà, fin nell'ebbrezza. Questo precetto si esplica nel fatto che anche nell'ebbrezza bisogna mantenere un controllo su se stessi. Bisogna soprattutto evitare il rimpianto occupando sempre lo spirito con nuove sensazioni e nuove immaginazioni. La sensibilità è sempre da arricchire con nuovi spunti e nuove esperienze, altrimenti si cade nel rimpianto, che assomiglia un po' al te deum vitae di Orazio, che secondo il poeta non era risolvibile cambiando luogo. Sperelli, peraltro, compie diverse peregrinazioni nella propria vita che comunque non risolvono questo suo fastidio esistenziale. Sofisma, acuendo moltiplicando i quali, equivale a acuire e moltiplicare il proprio piacere e il proprio dolore. Dal momento che il piacere e il dolore sono determinati da percezione, se si riesce a modificare, si riesce ad avere anche una percezione alterata di quello che si ha intorno. L'educazione estetica del padre, però, ha effetti imprevisti. Lo stesso narratore fa notare che se queste massime risultino di valore per una persona dotata di personalità e dominio di sé, Andrea ne risulti schiacciato posseduto, cioè abetur. Un altro effetto è l'allontanamento del protagonista dalla realtà, in quanto si crea una realtà, sì, ma parallela, ingannando le proprie percezioni. Si tratta di una degenerazione dell'estetismo. Quindi, nonostante si possa pensare a Sperelli come un alter ego di D'Annunzio, in realtà D'Annunzio era molto ben inserito nel contesto in cui viveva, fu molto abile a sfruttare l'opinione pubblica che diventava sempre più importante alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento anche per i propri fini. Celebri sono le sue azioni dimostrative come per esempio il volo su Vienna, ma anche i suoi slogan che passarono alla storia come la vittoria mutilata. Sperelli invece è completamente avulso dal proprio contesto e nonostante viva a fine Ottocento ha una mentalità che è più borbonica, quindi preunitaria. La figura di Sperelli, propriamente un esteta, è collocabile in un gruppo di personaggi tra cui Dorian Gray o Jean Desessant di Wisman che incarnano un ideale dandy. Nello specifico, il ritratto di Dorian Gray funge da ispiratore per l'estetismo, cioè il vivere basandosi esclusivamente sulle apparenze, in accordo con l'etimologia della parola estetica, da estzanomai, accorgersi, notare.
Kafka, nella Metamorfosi, narra la storia di Gregor Samsa, il commesso viaggiatore che una mattina scopre di essersi trasformato durante il sonno in un enorme insetto che non riesce nemmeno a scendere dal letto per recarsi al lavoro. Tuttavia, Gregor non si chiede il perché di questa trasformazione, né si dimostra preoccupato o in preda al panico, tant'è che vorrebbe riaddormentarsi per tentare di riprendere la sua forma di uomo. Ma il suo corpo di insetto non gli consente di girarsi in quella posizione che è solito utilizzare per dormire. La metamorfosi quindi viene rappresentata come una trasformazione senza ritorno, da cui il protagonista non può fuggire. Così Gregor comincia a riflettere riguardo il proprio lavoro, si lamenta dei ritmi opprimenti e vorrebbe licenziarsi, ma non può farlo, per via di un debito contratto con i suoi genitori. La metamorfosi passa in secondo piano. Il protagonista, infatti, non è tanto preoccupato per la sua trasformazione quanto per essere in ritardo al lavoro. Gregor si trova in bilico fra rispettare le regole e il desiderio di infrangerle. Da un lato vorrebbe correre alla stazione per prendere il treno e recarsi al lavoro, anche se ciò vorrebbe dire subire un rimprovero da parte del suo principale, e dall'altro vorrebbe darsi malato e restare a casa, benché verrebbe rimproverato dai genitori per la sua pigrizia. Queste sue giustificazioni fanno intendere il suo senso di colpa nei confronti dei genitori, con i quali deve ancora sanare il debito, e nei confronti del proprio principale di lavoro. Il brano sottolinea anche il profondo malessere di Gregor rispetto alla propria famiglia, soprattutto al padre, il quale non bussa alla sua porta con leggerezza, come la madre e la sorella, ma con forza e sicurezza, per sottolineare il suo ruolo di potere all'interno della famiglia. La figura del padre si può così associare a quella del principale. Entrambi dimostrano al protagonista la loro superiorità e la loro autorità, alla quale Gregor è costretto a sottostare, rimanendo schiacciato come un insetto, oppresso dalle regole della vita borghese. La metamorfosi del protagonista risulta essere l'alienazione di Gregor nei confronti della società e della famiglia. Viene privato del suo essere uomo e viene trasformato in uno scarafaggio, un insetto che suscita ribrezzo per sottolineare la sua incapacità di far fronte alle richieste della società, del suo principale e della sua famiglia. La metamorfosi necessita di una lettura allegorica, tuttavia l'opera non vuole comunicare un significato o dare un messaggio. Esprime piuttosto il bisogno di avere un senso per l'esistenza umana, il quale però è destinato a rimanere senza risposta. Per questo la critica del Novecento ha coniato per Kafka la formula di allegorismo vuoto. Il brano di Virginia Woolf, tratto dal capolavoro Gita al faro, appartiene alla raccolta più celebre della narrativa in lingua inglese. L'autrice, saggista, scrittrice e attivista britannica, insieme a Joyce Stein, è la maggior rappresentante del romanzo modernista inglese del Novecento. Fin dal suo esordio, Woolf adottò le nuove tecniche narrative che contraddistinsero il XX secolo, criticando la narrazione cronologica degli eventi e interessandosi invece a rivelare il mondo interiore dei personaggi. Nel calzerotto marrone vengono affrontati tre temi dominanti del romanzo moderno. In primo luogo, Woolf adotta la tecnica del flusso di coscienza, una forma particolare di monologo interiore volto a valorizzare le sensazioni più profonde dell'io. Questa tecnica narrativa si propone di rappresentare i pensieri di un individuo, così come appaiono nella sua mente, senza prima dargli un senso tramite l'organizzazione in frasi compiute. Dunque, vi è l'associazione, attraverso procedimenti illogici, di idee, pensieri e ricordi manifestatosi in sogni e nelle proprie fantasie. Virginia Woolf, però, a differenza di Joyce, non conduce il flusso di coscienza sino agli esiti estremi, che presuppongono l'abolizione della punteggiatura e della sintassi, per seguire l'inconscio. Nel brano tratto da Gita al faro, l'autrice inglese adotta questa tecnica stilistica per seguire le sensazioni e i pensieri della protagonista, la signora Ramsay, che, dopo aver osservato dalla finestra alcuni amici, prepara un paio di calzerotti marroni da regalare al figlio del guardaparo e, per non sbagliare la taglia, vuole misurarli sul piede dell'ultimo genito Giacomo, che non riesce a stare fermo. Durante questo momento, la donna riflette su diverse situazioni che pervadono la sua mente. Il secondo tema tipico del romanzo inglese trattato nel brano è infatti quello della digressione, tecnica utilizzata per deviare il contesto, inserendo argomenti di diversa natura rispetto a quello centrale. Inoltre, la Woolf fa uso del poliprospettivismo, una pluralità di prospettive che escludono la linearità del discorso conseguenziale, tipico della narrativa tradizionale. Tratto peculiare del brano è il fatto che la narratrice sia messa in secondo piano rispetto agli altri personaggi e tutti i pensieri della protagonista sono riflesso della coscienza degli altri individui.
Dunque, la scrittrice non si interessa di un solo soggetto e delle impressioni esterne su di questo, ma di molti personaggi, come la signora Ramsay, il signor Banks e il piccolo Giacomo, che cambiano nel corso del racconto. Caratteristica fondamentale della letteratura moderna è quindi l'avvicinamento a una realtà obiettiva tramite l'aiuto delle impressioni unilaterali ricavate da diversi personaggi. A differenza della tradizione, dunque, viene accantonato il soggettivismo personale basato sui pensieri di un solo individuo. James Joyce nasce a Dublino nel 1882. Divenendo un esponente del modernismo inglese, insieme a Virginia Woolf rompe gli schemi del racconto lineare. Le sue opere, infatti, sono caratterizzate dall'assenza di un senso logico e cronologico. Questo processo ha inizio con la sua prima opera nel 1914, Gente di Dublino, una raccolta di 15 storie che fanno emergere diversi aspetti della quotidianità, senza avere però alcun nesso conseguenziale tra di loro. Questo processo verrà poi esasperato nell'Ulisse. Il nome del romanzo fa intuire come esso sia una parodia dell'Odissea. I protagonisti nell'epos omerico incarnavano gli ideali classici: Odisseo, l'eroe monolitico che grazie alla curiositas riuscì a risolvere ogni situazione; Penelope, la moglie astuta dedita alla famiglia. In Joyce, invece, rappresentano la società contemporanea e pertanto risultano degradati. Leopold Bloom, l'eroe moderno, è ordinario e goffo, mentre la moglie, Molly, non gli è fedele. Inoltre, la signora Bloom, nell'Ulisse, raffigura anche l'aspetto carnale ed erotico, che nell'Odissea era interpretato dalla maga Circe. L'Ulisse viene definito anche come il romanzo del flusso di coscienza, una tecnica in cui vengono espressi i pensieri e le emozioni del protagonista, senza che vi sia il narratore a indirizzare il senso del discorso o a inserire una propria considerazione personale. Una sorta di dialogo interiore in cui il protagonista stesso fa emergere i propri sentimenti. Questo aspetto risulta evidente nell'ultimo capitolo dell'Ulisse, nel monologo della signora Bloom. Nella mente della protagonista convivono pensieri e situazioni inconciliabili. Si passa infatti dalla descrizione delle esigenze fisiologiche ai ricordi di infanzia, al rapporto col gatto, alla spesa, alle prime esperienze sentimentali, fino ad arrivare al primo incontro d'amore con il marito, in cui decide di farsi sposare da Leopold. Questa tecnica narrativa si definisce delle associazioni libere e consente che luoghi diversi e tempi apparentemente inconciliabili si sovrappongano in un unico discorso. La realtà diventa così il luogo delle proiezioni psicologiche e della conoscenza culturale, e l'innovazione in Joyce consiste anche nelle tecniche rivoluzionarie, come l'uso della struttura aperta e caotica dovuta alla totale assenza di punteggiatura e del rispetto della sintassi. Ciò suscita nel lettore maggior coinvolgimento, poiché riesce a medesimarsi nella signora Bloom e a vedere la realtà dalla sua prospettiva. Sempre per accentuare lo stile realistico del romanzo, Joyce mischia diversi stili, utilizzando un linguaggio sia basso sia elevato. Marcel Proust, scrittore francese vissuto tra 800 e 900, insieme ad autori come Kafka e Joyce, è stato uno dei principali esponenti della corrente letteraria del modernismo europeo e con la sua monumentale opera Alla ricerca del tempo perduto ha posto le basi per lo sviluppo di un nuovo modo di scrivere il romanzo. La svolta è costituita dall'adozione di una prospettiva soggettiva e di una dimensione individuale, attraverso le quali il tempo del racconto e le vicende narrate diventano proiezione della memoria e dei sentimenti dei personaggi. Il romanzo, composto da 7 sezioni, è riconducibile a più di un genere letterario, poiché al suo interno si riconoscono sia le caratteristiche del romanzo di formazione, sia numerose parti autobiografiche. In esso si dipanano, attraverso lunghi spazi dedicati alla riflessione e al ricordo, le vicende vissute dal narratore, alla costante ricerca del suo tempo perduto, ossia la giovinezza, nonostante ritenga di averlo perso per sempre. Nel testo La Madeleine, tratto dal primo volume della parte di Swann, emerge in modo chiaro e limpido la soggettivazione della prospettiva del protagonista. Quest'ultimo, infatti, racconta che, assaggiando una Madeleine, un dolce che era solito mangiare durante l'infanzia, si sente invadere da un'emozione fortissima e inspiegabile. Il protagonista, non afferrando l'origine del suo improvviso turbamento, assaggia di nuovo il pasticcino, senza fare chiarezza nella propria mente. Comprende perciò che la verità che sta cercando si trova dentro di sé e che la Madeleine l'ha risvegliata da un profondo torpore. Nella mente del narratore, dopo uno sforzo interiore, riemergono i ricordi sepolti nel fondo della memoria, che lo riportano al suo tempo perduto, quello dell'infanzia.
Si tratta di un'epifania, ossia di un'illuminazione improvvisa della coscienza del protagonista. Lo scrittore irlandese Joyce descriveva l'epifania come un'improvvisa manifestazione spirituale o in un discorso o in un gesto o in un giro di pensieri, e Proust la definisce come un'intermittenza del cuore, ossia un movimento involontario della memoria, che rende manifesto il vero senso delle cose vissute dal narratore. La Madeleine è perciò un oggetto apparentemente quotidiano e prosaico, che assume improvvisamente una valenza poetica, o che è in grado di richiamare il passato del protagonista. Alla ricerca del tempo perduto è dunque un'opera legata alla crisi dei fondamenti tradizionali della conoscenza e prelude alla diffusione della psicanalisi di Freud, poiché Proust, abbandonando l'impostazione lineare oggettiva della narrativa naturalista, stende un romanzo moderno e innovativo, in cui la coscienza individuale rappresenta il filtro attraverso cui vengono rappresentati le vicende del protagonista e il mondo.